Se innanzitutto se la magari il paziente, la persona dà un segno di vita, e poi la cosa fondamentale è anche sentire magari se respira, e una volta che comunque le condizioni sono ottimali posso richiamare il 118 e dire che la situazione è sotto controllo. Nervi saldi, sangue freddo e formazione, così ogni anno 2000 studenti aretini sono in grado di effettuare un massaggio cardiaco e di utilizzare un defibrillatore, in poche parole, di salvare una vita. Un secondo in più potrebbe essere letale, no? E quindi dobbiamo agire con rapidità. Buon percorso, che abbiamo imparato le migliori manovre nel miglior modo possibile. Bello, perché ti fa sentire l'emozione di salvare una vita. Molto particolare. Tutto questo in collaborazione con gli operatori dell'emergenza e urgenza aretini e del centro formazione Etrusco. Le manovre di massaggio cardiaco sono semplici. Noi insegniamo il punto di compressione, dicendo la linea immaginaria dei capezzoli per avere il punto centrale del torace. Mani sovrapposte l'una con quell'altra, braccia belle dritte, e il peso del corpo deve schiacciare quel torace di 5-6 cm, una frequenza di 100-120 al minuto. Fino a quando non arriva un defibrillatore, quindi che diamo la priorità per il defibrillatore, o fino a che non arriva un mezzo di soccorso. Premere il pulsante lampeggiante. Shock erogato. Eseguire le compressioni toraciche tenendo il ritmo. La parte del palmo vicino al polso di una mano deve essere al centro del torace. L'altra mano deve essere sopra la prima mano. Premere con forza per almeno 5 cm. In questi 7 anni abbiamo formato 14.000 ragazzi, a costo zero. Quindi c'è una proporzione che dice quanti defibrillatori metti nel territorio, quante persone formi, uguale vite salvate. È dal 2014, con grande onore e anche insomma, un pizzico di emozione, che dico che tutti i professori di scienze motorie della provincia di Arezzo, durante le ore di educazione fisica e scienze motorie, educano e insegnano le tecniche di rianimazione ai ragazzi delle scuole medie fino alla quarta superiore, e danno alla fine, insieme alla maturità, anche il brevetto esecutore BLSD. Può capitare a tutti di ritrovarsi in situazioni in cui abbiamo magari una persona con un arresto cardiaco, un nostro familiare, una qualsiasi altra persona, quindi è molto importante secondo me questo progetto. È stato invece il CAMAI a donare uno speciale laccio emostatico che servirà ad evitare le gravi emorragie. Perché noi siamo un club di collezionisti, ma inseriti nella società e nella comunità, e siccome noi crediamo nella comunità partecipiamo a tutte le iniziative sociali che possono essere utili alla comunità stessa e alle persone. Compressioni ben eseguite.